La notizia è stata data dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Question Time alla Camera ed è destinata a far nuovamente, verrebbe da dire, discutere. Sulla carta d'identità per i minori di 14 anni o sui moduli di iscrizione a scuola dei bambini si tornerà a scrivere genitore 1 e genitore 2, una dicitura che da tempo ormai aveva sostituito il vecchio madre e padre. In realtà Salvini aveva avuto modo di recuperare e ripristinare la situazione, ma ora il nuovo provvedimento servirà a garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento dell'Unione Europea e per superare le problematiche applicative segnalate dal garante della privacy, ha continuato la Lamorgese. Salvini al tempo si era scagliato con totale cambiamento, affermando di voler difendere la famiglia naturale fondata sull'unione tra un uomo e una donna, ma l'attuale ministro evidentemente è di tutt'altro avviso, volendo abbracciare così le nuove frontiere dell'ester genitori. Una decisione che tornerà al centro del dibattito politico e sociale tra tradizionalisti e innovatori, l'eterno duello che l'Italia ci ripropone ogni volta ad ogni cambiamento sostanziale. E questo di certo non farà eccezione.